Dodicesimo mito, siamo tutti democratici, cioè a favore della democrazia. Ma se la democrazia si dimostra tanto carente nel soddisfare le aspettative dei cittadini, com'è possibile che goda ancora di amplissimi consensi? Intanto la democrazia non è una scelta, ma è obbligatoria. Tutti vi devono partecipare, devono necessariamente sottomettersi e nessuno può secedere. Eppure molti cittadini si trasferirebbero in una città o in un paese vicino dove le tasse fossero meno opprimenti e la burocrazia meno invasiva. E infatti molti già emigrano verso altri stati più prosperi. Quelli che rimangono non hanno altra scelta se non quella di aderire alla democrazia. Ma chi è che pagherebbe davvero volontariamente i contributi pensionistici per la previdenza sociale in modo volontario, sapendo che c'è il rischio che l'attuale sistema non si regga e che magari non potrà fornirci una pensione quando smetteremo di lavorare? E quanti servizi pubblici di bassa qualità e prezzo elevato effettivamente sceglieremmo di pagare volontariamente se fossimo liberi di destinare i nostri soldi per l'acquisto di altri servizi? Come dice l'economista statunitense Walter Williams, tutti noi preferiremmo mantenere nell'ambito della sfera privata molte scelte personali anziché delegarle al processo democratico, che è un oltraggio alla nostra libertà e ci costringe a subire le imposizioni della maggioranza. Chiediamoci, quante decisioni relative alla nostra vita personale vorremmo che fossero prese democraticamente, per esempio quale macchina acquistare, dove vivere e chi sposare? Se queste decisioni ci fossero imposte da una maggioranza tramite processo democratico, le vivremo come un gesto tirannico. Ma allora perché non vediamo la tirannia anche quando lo Stato ci impone un'assicurazione sanitaria o di accantonare una certa somma per la vecchiaia? I primi a dichiararsi democratici e poi però a smentire queste loro convinzioni con i fatti sono proprio i politici, con i loro atteggiamenti ipocriti. Per esempio, i politici che esaltano le virtù del multiculturalismo ma poi vivono in quartieri residenziali non toccati dall'immigrazione e iscrivono i propri figli in scuole dove non ci sono gli immigrati, scuole molto costose. Oppure i politici che votano per missioni di guerra ma poi non mandano i propri figli a combattere. Per quanto riguarda i cittadini comuni, esistono tre ragioni a dichiararsi a favore della democrazia. La prima è l'identificazione della democrazia con il benessere. Molti attribuiscono il benessere in cui viviamo al sistema politico, quindi il benessere come conseguenza del sistema democratico. Però abbiamo già visto in precedenza che questa associazione è sbagliata, perché il benessere e la prosperità derivano dai principi liberali, di antica tradizione liberale, e non dal sistema democratico, quindi non dai principi della democrazia. Infatti prosperità e benessere si basano sul grado di libertà economica di cui godono gli individui e sulla certezza dei diritti di proprietà. Non dipendono dalla democrazia, anzi il sistema democratico è una minaccia sia alle libertà economiche che ai diritti di proprietà. Il secondo motivo per cui le persone si definiscono a favore della democrazia e accettano questo sistema è perché non riescono a immaginarsi quanto in meglio potrebbero cambiare le loro vite se potessero trattenere tutto il reddito da lavoro, anziché cederne gran parte, almeno una metà, anche fino al 70% allo Stato in Italia. Quindi queste persone considerano per esempio la strada pubblica gratuita, perché non vedono le spese nascoste e il finanziamento con le loro tasse. Allo stesso modo non vedono tutto quello che avrebbe potuto essere realizzato e non è stato invece realizzato al posto della strada pubblica. Per esempio il nuovo ospedale che non si è costruito al posto di quella strada con la stessa somma di denaro. Oppure non riescono a immaginare la vacanza che avrebbero potuto fare con i soldi e che invece hanno dovuto dare al governo per finanziare la guerra in Iraq. Non vedono le innovazioni che sarebbero emerse dal libero mercato qualora il governo non si fosse intromesso nell'economia. Dunque lo Stato ci fornisce l'illusione di darci molti servizi gratuitamente senza che noi vediamo il prezzo che abbiamo pagato e tutte le occasioni mancate, servizi, prodotti, innovazione che non si sono potute realizzare perché i capitali necessari per realizzarli ci sono stati sottratti dallo Stato attraverso le tasse. Dunque la gente vede solo quello che di tangibile lo Stato tira fuori dal cappello, ma non vede l'enorme quantità di soldi, di risorse, di ricchezza che scompare dentro il cappello dello Stato. Poi la terza ragione per cui tutti ci dichiariamo democratici
È semplicemente perché continuano a ripetercelo, soprattutto a scuola, attraverso i mezzi di informazione e nei discorsi politici. Il messaggio ricorrente, quindi una vera e propria propaganda, è che non esiste alternativa alla democrazia se non la dittatura. Così presentata come un baluardo contro il male, chi mai oserebbe dichiararsi contro la democrazia? Ovviamente nessuno.